È vero che con l'avanzare dell'età riusciamo meno ad essere attenti, a memorizzare, ad avere dei problemi nell'imparare cose nuove, in parole povere, a essere un po' meno intelligenti di quanto eravamo in precedenza? Salve, io sono Alessandro Zocchi e nel video di oggi parleremo di come variano le capacità cognitive con l'età. Beh, per rispondere brevemente alle nostre prime domande, possiamo dire che sì, effettivamente noi tutti siamo un po' condannati purtroppo a subire quello che si chiama declino non patologico delle funzioni cognitive. Per funzioni cognitive intendiamo ovviamente tutte quelle capacità che il nostro cervello, soprattutto la parte più evoluta, ci mette a disposizione quando noi dobbiamo stare attenti, raccogliere informazioni, ragionare, elaborare i dati, giungere a delle conclusioni, prevedere il futuro, risolvere i problemi e così via. E queste caratteristiche, queste capacità effettivamente subiscono un declino, anche se questo declino è meno importante, meno grave di quanto la maggior parte delle persone ritengano. E tutti i ricercatori sono d'accordo nel dire che se noi manteniamo in buona forma il nostro cervello, cercando di imparare sempre cose nuove, di essere curiosi, interessati al mondo che ci circonda e di adattarci continuamente ai cambiamenti della vita, riusciamo a controllare un po' questo declino. Ma perché avviene questo declino? Beh, in realtà esattamente non lo sappiamo. I ricercatori hanno studiato, stanno tuttora studiando cosa avviene, cosa cambia nel nostro cervello quando si sviluppa e quando invecchiamo. Vediamo qualcuna di queste caratteristiche che sono studiate. Beh, intanto c'è il peso del nostro cervello. In questo grafico vediamo qual è il cambiamento del peso del cervello umano durante l'arco di tutta la vita. Vediamo qui nell'asse orizzontale ci sono l'età da 0 a 90 anni e qui nell'asse verticale c'è il peso cerebrale espresso in chili. E le due curve si riferiscono, come vedete, ai maschi e alle femmine. Quando nasciamo, ovviamente, il nostro cervello è relativamente piccolo, ha un peso di circa 400 grammi, ma rapidamente il peso cresce fino a raggiungere un picco che sarà il picco massimo, di tutta la nostra vita. Avviene intorno ai 17-20 anni, un po' prima per le femmine, un po' più tardi, nei maschi, con una lieve differenza, tra i sessi, ossia nei maschi c'è mediamente un peso di circa 1400-1450 grammi, mentre nelle femmine circa 100 grammi di meno. Ma vedete che subito dopo i 20 anni comincia un lieve declino, cioè un abbassamento di questo peso. Inizialmente è molto lieve, ma poi in tarda età comincia un pochettino a essere più evidente. Tutto sommato, però, anche alla fine, diciamo, dell'arco della nostra vita, intorno quindi agli 80 anni, 90 anni, questa differenza, questa diminuzione è solamente di 100 grammi rispetto al picco massimo che abbiamo avuto. Questi 100 grammi effettivamente non sono molto e non sappiamo quanto in realtà possono influire sulla modificazione delle capacità cognitive. È anche una differenza questa che c'è già naturalmente, diciamo così, tra i maschi e le femmine, senza che questo comporti in realtà delle differenze tra i sessi nelle capacità cognitive. Ma vediamo anche un'altra caratteristica che cambia nel tempo, e queste sono delle immagini che mostrano la densità, lo spessore, diciamo così, della cosiddetta materia bianca. La materia bianca sono quelle fasci di fibre che mettono in comunicazione varie parti del nostro cervello, in particolare i due emisferi. Ma vedete che qui nel giovane, in questa immagine, vedete che le fasce di materia bianca sono molto dense, molto spesse. E in un'immagine qui centrale di una persona invece anziana, vedete come la materia bianca sia ridotta, sia meno brillante, meno densa. Stessa cosa avviene non necessariamente nelle persone anziane, ma persone comunque adulte, ma affette dalla malattia di Alzheimer, che come sapete è una grave malattia neurodegenerativa e che presenta una densità della materia bianca simile a quella invece delle persone molto più anziane. Vediamo anche un'altra
caratteristica che è stata studiata e che riguarda una struttura particolare del nostro cervello, la cosiddetta corteccia cerebrale. E come sapete questa è la parte più esterna, più evoluta del nostro cervello e quella tutta piena di circonvoluzioni. E quello che è meno noto è che lo spessore di questa corteccia cerebrale è molto basso, si aggira intorno ai 2,3 mm. Se osserviamo qui questo grafico, cioè proprio la misura dello spessore della corteccia cerebrale, sia nell'emisfero sinistro che nell'emisfero destra, e sia negli uomini che nelle donne. Vediamo che qui nel giovane, appunto, lo spessore medio è di poco meno di 2,3 mm, uguale tra maschi e femmine. Ma vediamo che poi nella mezza età e ancor più nella tarda età, questo spessore diminuisce sia in entrambi gli emisferi che tra gli uomini e le donne. Di quanto diminuisce? Beh, effettivamente di molto poco, qui si tratta di circa un decimo di millimetro. Simile destino, diciamo così, avviene se alla corteccia cerebrale, se la consideriamo da un punto di vista dal suo volume totale, sempre anche qui c'è una diminuzione, così come un po' anche della superficie della corteccia cerebrale. Vediamo anche un'altra caratteristica che è stata studiata, qui in questo grafico è rappresentata la densità recettoriale, la densità dei recettori, che sono queste microstrutture presenti sui neuroni e preposti alla cattura delle molecole di neurotrasmettitori e che quindi partecipano a quel complesso sistema di neurotrasmissione sinaptica che caratteristico appunto dei neuroni. Ma vediamo che se qui intorno ai 20 anni abbiamo una distribuzione, una densità di recettori, in questo caso questo grafico si riferisce a un sottotipo recettoriale particolare della dopamina, sottotipo D2 e all'interno della corteccia frontale, vediamo che appunto quando siamo giovani abbiamo una densità molto alta, pur sempre ovviamente con una certa variabilità tra gli individui, ma con il passare del tempo questa densità recettoriale diminuisce in maniera significativa. E, bene, allora queste sono alcune, insomma, delle variazioni che avvengono nel nostro cervello, ce ne sono anche altre. Quello che non sappiamo è quanto ognuna di queste modificazioni possa influire sul declino delle nostre capacità cognitive. È chiaro che probabilmente ognuna di queste partecipi un po', collabori, tra virgolette, in questo effetto generale che probabilmente tutte queste modificazioni poi alla fine avranno un'importanza, hanno un effetto sulle conoscenze, sulle capacità cognitive. Ma vediamo più nel dettaglio cosa avviene in questo declino delle capacità cognitive e volevo farvelo vedere mostrando uno dei tanti grafici di studi effettuati in dettaglio sul declino appunto non patologico delle facoltà cognitive. In questo grafico di so ancora c'è l'età nell'asse delle X e poi qui nell'asse dell'Y c'è quello che si chiama Z-score, che è una misura statistica, ma prendetela semplicemente, maggiore è il valore rappresentato, maggiore sarà, come dire, l'efficienza del parametro cognitivo misurato. E qui in questo caso abbiamo i ricercatori che hanno studiato diverse caratteristiche di vari parametri cognitivi attraverso dei test che sono stati somministrati a delle persone. E vediamo che qui ci sono vari test che riguardano la velocità di elaborazione delle informazioni, ossia in quanto tempo noi effettivamente reagiamo, la famosa memoria a breve termine o memoria di lavoro, quella immediata, e poi anche la memoria a lungo termine, così come una serie di test che ci dicono quanto siamo competenti da un punto di vista della comunicazione verbale, quanto è esteso il nostro vocabolario, quanto conosciamo il significato delle parole, i loro sinonimi, i loro contrari e così via. Quindi ci dà una valutazione poi alla fine di quanto conosciamo del mondo che ci circonda. Ma vediamo che qui c'è un gruppo di parametri che sono stati studiati e che presentano un alto valore quando siamo giovani, intorno ai 20 anni. Questi parametri studiati si riferiscono tutti quanti ai primi tre gruppi,
ossia la velocità di elaborazione, la memoria a breve termine e la memoria a lungo termine. Ma vediamo che già dopo i 20 anni tutti questi parametri iniziano a scendere, scendono in maniera purtroppo inesorabile, e qui vedete che a 80 anni abbiamo il picco inferiore, diciamo così. Il fatto che si trovi alla base del grafico non significa che si sono azzerate queste capacità e che semplicemente in questo studio è stato rappresentato, come vi dicevo prima, attraverso questa misura particolare. In realtà questo declino di queste funzioni è appunto meno importante di quanto si possa pensare. Andiamo tranquillamente avanti a lavorare nella nostra vita di tutti i giorni senza nemmeno che ce ne accorgiamo. Gli studiosi con questi test particolari però effettivamente hanno individuato che c'è un lieve declino a partire già dai 20 anni. Ma avrete notato che c'è quest'altro gruppo di misure, di parametri, sono tre, e in questo caso si riferiscono all'ultimo gruppo, quello lì della conoscenza verbale. Qui non solo non abbiamo un declino con l'avanzare dell'età, ma addirittura abbiamo una tendenza ad aumentare. Vedete che addirittura alla fine della nostra vita questa conoscenza verbale continua ad essere molto efficiente. Questo è importante da sapere perché effettivamente si riferisce a tutto quello che noi possiamo imparare, che possiamo descrivere, diciamo così, attraverso la conoscenza verbale. I ricercatori qui sostengono anche che probabilmente questa grande capacità nell'imparare le cose attraverso il linguaggio sia fondamentale da mantenere sempre molto attiva e che probabilmente riesce addirittura a controbilanciare, diciamo così, almeno in parte, il declino più evidente nelle altre funzioni cognitive. Quindi in realtà ci dice che se noi appunto siamo sempre curiosi e impariamo in continuazione durante tutto l'arco della nostra vita, possiamo mantenere ben efficiente questa nostra capacità e riuscire a vivere una vita anche migliore. E questo si riallaccia anche ad un'altra caratteristica particolare con la quale volevo concludere questo video. Non rappresenta una vera e propria funzione cognitiva, ma rappresenta comunque sia una caratteristica della nostra vita altrettanto importante, che riguarda in realtà la percezione di benessere che noi possiamo avere, un po' come dire la sensazione di soddisfazione della nostra vita, quasi di una percezione di serenità e di felicità. Gli studi hanno messo continuamente in risalto come questa percezione subisca una modificazione nel tempo che è piuttosto particolare. Questo avviene soprattutto nel mondo occidentale, quindi nelle persone che vivono nei paesi. Non solo occidentali, ma in realtà quelli industrializzati. Ma vediamo che queste due curve illustrano sempre le misure effettuate sia nei maschi che nelle femmine. Ma vedete che, a parte l'inizio della gioventù, dove apparentemente siamo abbastanza felici, quando entriamo forse nella fase più produttiva della nostra vita, intorno ai 20 anni, vediamo come la nostra sensazione di serenità e di felicità subisce un calo, addirittura fino ai 50 anni, 55 anni. Subito dopo, però, per fortuna, questa percezione di benessere aumenta e aumenta sempre di più. Addirittura alla fine della nostra vita sembra che noi ci sentiamo effettivamente più felici. Questo probabilmente è dovuto a tanti fattori, probabilmente tutte le cose che abbiamo imparato, le nostre esperienze ci dicono fondamentalmente di stare meno preoccupati, sappiamo un po' come vanno avanti le cose. Probabilmente le persone che hanno anche imparato molto alla fine della vita sanno anche come gestire meglio, come controllare meglio tanti fattori della nostra vita. Quindi questo è un dato sicuramente che positivo, che va ad aggiungersi a questa nostra grande capacità nel poter imparare attraverso la comunicazione verbale. Bene, come sempre, se avete dei commenti scriveteli nella sezione dedicata e ci vediamo alla prossima lezione.